Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come richiesto da molti di voi, ho deciso di fare una sorta di recensione sul film Spider-Man Far From Home. Questa è la prima recensione che faccio scrivendo un copione, quindi spero vi piaccia. Oltre a questo, ci tengo a precisare che non sono un critico cinematografico. E di cinema ne capisco quanto lo spettatore medio, quindi tutto quello che dirò è solo il mio punto di vista. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella e di seguirmi in tutti i miei social che trovate sempre qui sotto in descrizione. Oltre a questo, vi ricordo che una volta a settimana, nelle mie storie Instagram, farò il quizone comics con circa 20 domande. Detto questo ragazzi, bando alle ciance, a voi il video, buona visione! Partiamo dall'inizio. In questa pellicola facciamo la conoscenza di un nuovo Peter Parker che non cerca la fama o la vita da supereroe, come nel resto degli altri film del Marvel Cinematic Universe. Qui Pete ha le classiche esigenze di un ragazzo di 16 anni e la voglia matta di fare una vacanza insieme alla sua classe e la ragazza che gli piace, MJ, che molti dicono che non è la stessa delle versioni cartacee. Nel film la trama è incentrata sull'incertezza di Peter nell'usare il costume in viaggio, a tal punto che quando Nick Fury lo contatterà per una missione, Peter gli chiuderà la chiamata innumerevoli volte. Oltre a questo, Peter sente un enorme peso sulle sue spalle, la morte di Tony. Come abbiamo visto in tutte le pellicole del Marvel Cinematic Universe, Zio Ben non è mai apparso. È il mentore morale di Spider-Man e il playboy, miliardario e filantropo interpretato da Robert Downey Jr. Dopo la sua morte, che ha lasciato un buco enorme nel cuore di tutti, Peter viene visto da molti come il nuovo Iron Man. E questo fa star male Peter in un modo molto simile a come si sentiva Tony in Iron Man 3. Alla fine, la storia si ripete. Come dice il titolo, questo Spider-Man è lontano da casa, per una gita scolastica che lo porta a Venezia, Praga e Londra. Alla prima tappa della gita, facciamo la conoscenza di Mysterio. Che dire ragazzi, sono rimasto estasiato da questo personaggio. È stato caratterizzato in modo eccellente e con un'origine ben collegata ai vari film. Ottimo lavoro, Disney! Se siete qui, immagino che abbiate già visto il film. Quindi la Marvel Studios ha realmente ricreato il personaggio di Beck in modo maniacale. Un vero e proprio maestro degli effetti speciali e un villain con i contromisteri. Al suo primo incontro vediamo questo nuovo personaggio, che tra parentesi con un costume che vorrei portare in fiera, combattere contro vari elementali, ma che in seguito si riveleranno essere delle semplici illusioni riprodotte da dei droni armati fino ai bulloni. Dopo uno scontro epico a Venezia e in seguito a Praga, facciamo bene la conoscenza di Mysterio sotto la bolla. Un uomo che inizialmente si farà vedere buono e cordiale, convincendo Peter di essere il nuovo erede di Tony. Mi è rimasta nel cuore la scena in cui Beck si prova gli occhiali di Peter. E se solo io ho visto Robert Downey Jr. in quella scena, ditemelo perché stavo per piangere. Subito dopo quella scena strappalacrime, facciamo la vera conoscenza di Beck. Un uomo crudele, ossessionato dalla vendetta e pronto a fare qualsiasi cosa per raggiungere il suo piano. Essere il nuovo eroe del mondo. Adesso parliamo della cosa che interessava a tutti, i multiversi. Chi ha visto il film lo saprà, una bufala da Oscar. Ma, e dico ma, qualcosa non mi ha convinto. Beck, prima di rivelarsi il vero e proprio fasullo che è, ha detto una cosa che mi ha fatto pensare. Io vengo dall'universo 833 e tu vieni dall'universo 616. Chi è attento e rompipalle come me saprà che l'universo 833 è la terra di Spider-Man UK, il primo Spider-Man che ha iniziato il Ragnoverso. La terra di questo Spider-Man è stata distrutta e lui è l'unico sopravvissuto, un po' come Quentin se guardiamo bene, se fosse realmente di quella terra. Togliendo ciò è una citazione davvero bella e se aggiungiamo che hanno erroneamente citato la terra 616 è il top. Quello che mi ha fatto storcere il naso ma allo stesso tempo pensare è come fanno a sapere che queste due terre esistono realmente? O sono andati con numeri a caso? Ho adorato queste citazioni, ma non sentire la terra 199999 mi ha fatto venire il Peter Prurito. Parlando del Peter Prurito che d'ora in poi chiamerò senso di ragno per la mia sanità mentale, mi è piaciuta la crescita di questo potere, che a differenza dei suoi predecessori, Tobey, Andrew o addirittura la parte cartacea, non è del tutto istintivo, ma Peter ha dovuto imparare a controllarlo. Questo ha reso lo scontro finale e le varie illusioni di Mysterio epiche, perché oltre a vedere scene palesemente prese dai fumetti, che ho adorato, ha dato molto spazio a questo potere, che se Peter non avesse avuto, in questo momento sarebbe a fianco a Tony. Zombie. Citazione a Marvel Zombie? Può essere. Detto questo, il film l'ho adorato. E ho adorato le molteplici citazioni a Cap, Tony e al resto degli Avengers. Il film è godibile dall'inizio alla fine. Sì, poi parlo anche delle scene post-credits. Sto cercando di fare una cosa ben strutturata e lineare. Grazie.
Effetti speciali bellissimi, tranne la posa di Peter nel Tower Bridge, cosa che non mi è piaciuta già dal trailer. Oltre a questo, bella la storia d'amore adolescenziale, simile alla storia di Peter e MJ nell'universo Ultimate, belli Nick Fury e Maria Hill sempre col ciclo, che poi si rivelano essere gli Skrull. Ops. Ok, scene finali post-credit. Vediamo Nick Fury e Maria Hill rivelarsi essere Talos e sua moglie Soren, perché Nick è molto molto lontano per una missione. Secondo dei rumors, l'astronave in cui si trova Fury è il quartier generale dello SWORD. Questo SWORD è il cugino dello SHIELD, che si occupa delle minacce provenienti dallo spazio. Questo finale potrebbe collegare a un futuro Captain Marvel 2, ai Guardiani della Galassia e a un futuro Spider-Woman, visto che lei ha fatto parte di questa sottodivisione dello SHIELD. Parlando anche del secondo finale post-credit, quel cattivone di Mysterio o un suo sottoposto ha incastrato e smascherato Peter, rendendolo ormai un bersaglio facile per i suoi nemici. Chi si ricorda il finale di Spider-Man Homecoming, Mac Gargan, conosciuto come lo Scorpione, vuole sapere la vera identità di Peter. E essendo membro dei futuri Sinistri 6, qualcosa mi dice che vedremo questo super gruppo molto presto. Peter, ormai smascherato, anche se penso che lo SHIELD risolverà tutto, vediamo in uno schermo della città un uomo già noto, J. Jonah Jameson, interpretato da J.K. Simmons, lo stesso attore del film di Sam Raimi. Questo non collega il film al multiverso, ma secondo il regista, quest'attore è nato per interpretare J. Jonah Jameson. E con l'arrivo di Betty Brant nel Marvel Cinematic Universe, mi fa sperare di vedere il Daily Bugle molto presto. E voi di questa storia che ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ragazzi, il video si conclude qui, spero che questo video vi sia piaciuto. So che questa recensione è diversa da quelle dei vostri youtuber di fiducia, ma qualche curiosità l'ho dovuta mettere per forza. Detto ciò ragazzi, spero ancora che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto sapete già cosa fare: lasciare un bel like, condividere e iscrivervi al canale. Naturalmente attivando la campanella per non perdervi nessuna novità. Ricordate che qui sotto in descrizione trovate sempre le mie pagine social, e ancora più sotto nelle commenti potete scrivermi cosa ne pensate di questo video, ma soprattutto di questo film. Detto ciò ragazzi, spero ancora che questo video vi sia piaciuto. Non ci vediamo qui, sempre questo canale fatto di origini, versioni, curiosità e TG. Ciao ragazzi, alla prossima! È il playboy, miliardario e filantropo. Chi vuole fare la nuova regista mi faccia sapere in privato. Chi vuole fare la nuova regista mi mandi un messaggio privato. Agenzia delle entrate. Ma che... Mi è piaciuto. 10. Non ho trovato gravi poteri. E basta con questo Nick. Guardi di vicino di casa. Vabbè, in vicino di casa Nick qua. Nick, ma stiamo facendo con la band. Scusi, non dico la colpa. Secondo dei rumors, l'astronave in cui si troga si droga in Fury. Visto che lei ha fatto parte di questa sottodivisione, condividere e iscrivervi al canale, naturalmente attivando la campanella che trovate sempre qui sotto in descrizione. Non è vero,